Style. Bombes, quest'oggi andremo a insegnare il free kick alla Kevin De Bruyne, al nostro piccolo Omar. L'hai mai fatto, Omar? No. Sei pronto a farlo quest'oggi? Sì. Allora andiamo! Vamos! All I want is, all I want is honest, certain, certain. All I want is, all I want is honest, certain, certain. All I want is, all I want is honest, certain, certain. All I want is, all I want is honest, certain. Partiamo col primo step di questo video tutorial sul free kick di Kevin De Bruyne, ovvero la rincorsa. Come poter affrontare la rincorsa nel migliore dei modi e cercare di imitare al meglio Kevin De Bruyne? Posizioniamo il pallone, mettiamoci in linea col secondo palo e da lì affrontiamo quattro passi di rincorsa. Questo cosa ci aiuterà? A dare assolutamente l'inclinazione perfetta che dà Kevin De Bruyne al pallone. Se ci viene più comodo, ci mettiamo in linea con la porta, prendiamo quattro passi e successivamente facciamo un passo laterale verso sinistra. Ovviamente se calciamo di destro verso destra, se calciamo di sinistro. Questi quattro passi di rincorsa sono al Kevin De Bruyne. Andiamo a vederlo. L'impatto verrà effettuato estremamente di piattone, ma non è un piattone come tutti gli altri, ovvero come ci ricordiamo bene il free kick alla David Luiz. È un piattone interno molto aperto e dovremo effettuare l'impatto col pallone leggermente più alto del solito. Questo perché, ragazzi, darà un'importante pressione al pallone che darà questo effetto a scendere direttamente sotto il 7. Ricordiamoci di tenere il corpo rivolto sempre verso il secondo palo della porta. Nel terzo e ultimo step, qua stiamo per raggiungere la perfezione del free kick di Kevin De Bruyne, perché oltre ad aver effettuato la rincorsa, oltre ad aver effettuato l'impatto col pallone, è molto importante andare a fermare questa gamba per dare appunto l'effetto finale a scendere al pallone. Ovviamente, ragazzi, tutto questo va enfatizzato con una gran potenza. Senza potenza la palla finirà fuori, andrà alta e quindi non riusciremo a dare quella perfezione al free kick. Ma il nostro piccolo Omar riuscirà a imitare al meglio il free kick di Kevin De Bruyne? Andiamo a scoprirlo. Vai! Questa era alta. Questa era perfetta, eh? No, questa qua non, sai perché era buona? Semplicemente perché, allora, l'hai presa troppo sotto, ma la palla andava dritta, non aveva tanto effetto e la potenza ovviamente doveva aumentarlo. Però la palla era buona. Vai. Fermiamo la gamba quando calci, Omar. Valvola verso di noi, ok? Quello è il punto dove noi dobbiamo andare a colpire il pallone. Ovviamente noi non è che possiamo andare a calciare palo troppo alto, leggermente più basso. Siamo in linea col secondo palo, quindi prendiamo i nostri quattro passi, 1, 2, 3, 4. Siamo in linea verso il secondo palo, mettiamo il sinistro davanti che fa perno, guardiamo la porta, poi raise up, vai! Quattro passi, piattone aperto e via. Ok, potenza però, potenza. La palla è non vista. Ok, però la palla, cioè Yuri non avrà mai tempo di arrivare fino a sotto al 7. Ovviamente, se quattro passi, io mi metto qua, oh zap, porta, calcio, però calcio così. Zap, arriva lì, la prende, si fa un ammicchierino. È vero che stiamo registrando, stiamo facendo il video, eccetera. Non prendere però il tiro come ne faccio tanti, tanto ho 100 tiri, ti provo. Prova a pensare, ho solo quel tiro, devo calciare solamente una volta, mi devo posizionare bene, metto bene la palla, vedo un attimo dov'è il portiere, prendo la rincorsa e calcio bene. Forte. Buona, bella. Good, questo. All I want is, 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 all I want is